Vangeli e le prime comunità cristiane. La predicazione di Gesù ci è stata tramandata da numerose narrazioni della sua vita, che prendono il nome di Vangeli. Tra questi, quattro, elaborati verosimilmente nella seconda metà del primo secolo d.C., sono stati riconosciuti attendibili dalla Chiesa e inclusi tra i libri che compongono la Bibbia cristiana, a cui viene riconosciuto il valore di rivelazione divina. La Bibbia è composta dalla quasi totalità degli scritti sacri ebraici, indicati come Vecchio Testamento, e dal Nuovo Testamento, che include i Vangeli e altri scritti dei primi decenni di vita della Chiesa. Anche se il messaggio cristiano aveva un carattere universalistico, perché era rivolto a tutti gli esseri umani, nel primo secolo d.C. sembrava rivolgersi a un pubblico circoscritto, formato solo da ebrei. Per la diffusione della nuova religione, che poi abbracciò tutto l'impero romano, fu decisivo il ruolo di Paolo di Tarso, un persecutore dei cristiani che poi si convertì, fondando, nei suoi numerosi viaggi, comunità cristiane in tutto l'Oriente. Questo impegno per rendere universale la predicazione cristiana gli valse l'appellativo di Apostolo delle Genti. Dalla parola genti deriva gentile, che indica appunto i non ebrei. L'affermazione dell'assoluta uguaglianza di tutti gli esseri umani, il messaggio di amore e di fratellanza, offriva speranza e riscatto alle popolazioni più umili. Inoltre, le idee espresse da Gesù rispecchiavano quelle di molti intellettuali dell'epoca, rendendo il cristianesimo una religione attraente anche per i ceti più colti. Ma fu soprattutto l'organizzazione della nuova religione a conquistare sempre nuovi seguaci. In un mondo in cui cominciava a profilarsi una crisi economica e culturale, i fedeli cristiani erano riuniti in chiese, all'interno delle quali, oltre a celebrare in comune i riti, praticavano gesti di solidarietà e sostegno reciproco. Oltre ai bisogni culturali e religiosi, dunque, la nuova fede dava risposta anche a quelli di identità e di sicurezza economica. Da qui nasceva la forza della Chiesa cristiana, che nel corso di tre secoli avrebbe permeato di sé tutta la società antica. I cristiani, inizialmente perseguitati, nel 313 d.C. ottengono nell'impero romano la libertà di culto. In seguito il cristianesimo si diffonde in tutto il mondo